Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamoci insieme questa ricetta di questo Pandoro Morandin. Seguitemi. Per fare questo pandoro, come tutti i grandi lievitati, la pasta madre va preparata molto tempo prima, va rinforzata qualche giorno prima e l'ultimo giorno va rinfrescata 3 volte, così si trova bella in forza. Bene, qui ho preparato tutti gli ingredienti, l'acqua, lo zucchero, la farina. Io userò una farina tecnica. Questa è la pasta madre, vedete, che è al terzo rinfresco di questo giorno, ora siamo in serata. Le uova e il burro. Il burro io cerco di usare sempre un burro di qualità. Bene, sciolgo l'acqua con lo zucchero, la prima parte di acqua, perché la seconda parte di cui parla la ricetta, poi deciderò se metterlo o no in base all'impasto. Ora metto una parte dei tuorli e faccio sciogliere con la foglia. Inizio con la foglia. Allora, volevo dire questo, sul web ci sono diverse ricette del pandoro di Morandin, sono molto simili, diciamo che variano di piccolezze, ecco, che so, ad esempio si mette prima il lievito madre, i tuorli dopo, variano di qualche grammo, però pressappoco il procedimento, insomma, è questo. Allora, come avete visto, ho messo la pasta madre a pezzettini, l'ho fatta a pezzettini, giro con la foglia, metto anche un cucchiaio, anche due di farina, così l'impasto comincia ad amalgamarsi bene e a sciogliersi bene la pasta madre. Ok. Allora, è molto importante mettere tutto quello che mettiamo deve essere freddo, almeno le cose liquide, quindi uovo, il burro l'ho lasciato ammorbidire, però lo zucchero, tutto il resto l'ho messo in frigo, come ho messo anche la ciotola e la frusta con il gancio che metterò dopo. Adesso ho messo ancora un'altra parte di tuorli e metto ancora un po' di farina e giro. Puliamo. Ok, questo perché l'impasto non deve scaldarsi tanto perché altrimenti non incorda. Metto ancora la farina. Ne metto un po' per volta anche per non creare quel polverone, altrimenti dovrei mettere, scusate, il paraschizzi, che però mi darebbe fastidio. Bene. Continuo a far girare. All'inizio la velocità è bassa, la mia sta a uno, uno e mezzo, poi certo dipende molto dalle vostre planetarie, poi aumentiamo dopo con il gancio. Io spero, allora, questa è l'altra dose di acqua, però io se vedo che non serve, nel senso che lo vedo abbastanza morbido, non la metto, oppure mettetene poca se volete. Quella poi va messa dopo goccia a goccia. Io sinceramente credo che non la metto, soltanto se l'impasto lo chiede, mettiamola.
Bene, so che state aspettando tutti questo video, spero di poter spiegare bene tutto il procedimento, almeno ci provo. Allora, vedete, è molto morbido, quindi l'acqua assolutamente non la metto. A questo punto posso togliere la foglia, la pulisco bene, recupero tutti i pezzettini perché questo è un impasto da 1 chilo. E non deve mancare niente, non dobbiamo proprio sprecare niente. E metto e giro con il gancio. Posso anche aumentare un pochino adesso a 2 e comincio quasi dopo un po', diciamo, perché io qualche taglio qui lo sto facendo, altrimenti questo video durerebbe tantissimo. E metto un pezzettino di burro per volta. E non vado avanti finché non vedo che l'impasto l'ha assorbito il primo pezzo. Bene, qui ecco, come vedete, già ho messo buona parte del burro e a questo punto posso anche aumentare un pochino la velocità, se vogliamo, non di molto però. E ogni tanto controllo se si sta scaldando troppo l'impasto. Ecco perché è preferibile mettere sia gancio che ciotola un pochino dentro il frigo, lo zucchero, le uova ho messo e l'acqua, in modo che non ci si scalda molto. Non dobbiamo arrivare a 26 gradi, quindi ci dobbiamo tenere verso arrivare, che so, a 24 gradi, ma se comincia ad andare a 25, ecco, io sto a 24, vedete? Se si dovesse scaldare troppo ci fermiamo, io ogni tanto mi fermo, comunque mentre giro, ci fermiamo e possiamo appoggiare la ciotola un attimo, 5 minuti in frigo. Oppure c'è chi usa i sacchetti di ghiaccio. Dicevo, i sacchetti di ghiaccio intorno alla ciotola. Scusate, ho abbassato il volume, così non sentiamo il rumore dell'impastatrice. Come vedete, sta cominciando ad incordare. Quindi, diciamo che ho girato all'incirca 20 minuti, 25, calcolando anche che mi sono fermata. Non forziamo più di tanto, controlliamo il velo e vediamo a che punto sta, perché altrimenti rischiamo di rompere la maglia glutinica. Un altro pochino, faccio girare un altro pochino e poi mi fermo. Ok, allora la ricetta di Morandin prevede un fermo sul piano di lavoro di 1 ora, però anche questa è una scelta da valutare, per me a me sembra un po' troppo, forse magari andrebbe anche coperto, quindi io l'ho tenuto soltanto 20 minuti. Scoperto, vedete il velo comunque c'è. Eccolo qua. Ok. Mi sembra bello, sembra bellino, no? Che dite? Allora faccio lo pirlo adesso, passati 20 minuti lo pirlo, così faccio qualche piega e gli do una pirlata. Dopo la prima pirlatura va lasciato riposare ancora 30 minuti. Pirliamo ancora e ci fermiamo qua. Allora, io ho iniziato questo impasto alle 20. Questo perché la pasta madre va rinfrescata, l'ho rinfrescata stamattina 3 volte e quindi a seconda degli orari andrà a finire alla sera. E ora lo metto in questa ciotola dove lo lascerò tutta la notte a temperatura ambiente,
Non userò per adesso la cella di lievitazione, vediamo domani mattina. Questo deve triplicare, deve aumentare di volume, quindi 3 volte il suo volume, ci farò un segnetto. Quindi poi domani, se magari non lo vedo, lo metto dentro la cella di lievitazione a 26 gradi. Ok, l'ho coperto naturalmente. Bene, ci vediamo domani. Allora, io sempre il giorno prima del secondo impasto, quindi quando ho fatto il primo impasto, mi sono preparata sia la crema pasticcera che l'emulsione. Vi scrivo le dosi. E vi faccio vedere come preparare l'emulsione. La crema pasticcera vi ho messo la ricetta, oppure se ne avete una, se la fate a modo vostro, fate come volete. Ce ne vorranno soltanto 50 grammi di crema pasticcera, però siccome non si può fare una quantità proprio tanto minima, magari ve ne avanza un po', ma non importa. Metteremo comunque soltanto 50 grammi, come prevede la ricetta. Qui sto preparando l'emulsione, questo è il miele con i semi della bacca di vaniglia. Ecco qua. Il burro l'ho lasciato a temperatura ambiente, dovrebbe essere bello morbido perché dobbiamo sbattere con la frusta. Ho sciolto il cioccolato bianco al posto del burro di cacao che non avevo. Poi metterò lo zucchero. Allora, ho sbattuto un pochino anche se non era proprio morbidissimo, si attaccava un pochino alla frusta il burro, ma non importa. Ci verso gli ingredienti, quindi cioccolato bianco, zucchero, provo a sbattere, ma un po' difficile. Comunque devo fare una cremina praticamente. Ci metto un po' subito i tuorli così. Questi sono due tuorli. Cerchiamo di essere precisi con il peso, però insomma, grammo più, grammo meno non importa. Io ad esempio al primo impasto mi superava un pochino il peso dei tuorli e qui adesso un pochino meno, quindi ho bilanciato. Ok. Mettiamo anche il miele con i semi di vaniglia. E questo era il sale. Ah, sono rimasta un attimo, che cos'era? Era il sale, sì, il sale ci va. Quindi sbatto per benino. Poi naturalmente li metto in frigo per usarli nel secondo impasto. Ok. Quindi è importante preparare tutti gli ingredienti prima, in modo che poi quando passiamo al secondo impasto abbiamo tutto pronto. L'emulsione con la crema pasticcera andranno in frigo. Come ci andrà, del resto, come ho fatto il primo impasto, la ciotola con il gancio, o frusta. Bene, la mattina, praticamente non era cresciuto tantissimo, quindi ho acceso, la cella di lievitazione. Eccola qua, ha triplicato, scusate, il volume e quindi procedo. Sgonfio l'impasto così e lo metto dentro la ciotola. L'impasto si presenta caldo perché naturalmente era a 26 gradi, quindi va messo in frigo una quindicina di minuti. Copro, lo metto in frigo 15-20 minuti.
così si raffredda un pochino. Dopodiché monto direttamente il gancio e procedo all'impasto. Metto la farina in due volte, anche tre. Giro piano, così. Aspetto che si assorbe bene e poi aggiungo l'altra farina. Vedete, sto girando piano, eh? E poi magari aumento un pochino, ma non molto. Finisco di mettere la farina. Qui naturalmente anche qui ho fatto qualche piccolo taglio, eh? E a questo punto, come vedete, è ben amalgamato e dovrebbe rimanere incordato anche, però comincio a mettere la crema pasticcera in più volte, in tre volte, e giro cercando di mantenere l'incordatura. Ok. Vi faccio vedere bene tutti i passaggi, anche se qualche pezzettino magari l'ho tagliato, perché come vedete è lunghissimo questo video, non è facile seguire tutti i passaggi, però vi consiglio di vederlo bene tutto prima di iniziare e memorizzare, magari scrivere anche i passaggi. Io di solito scrivo, faccio così. Ok, una volta ripresa l'incordatura, comincio a mettere l'emulsione. Come vedete, l'ho messa in frigo, quindi è diventata un pochino duretta, ma non importa, perché dobbiamo comunque evitare, magari tiratela fuori un pochino prima dal frigo, dobbiamo evitare che l'impasto si scaldi come abbiamo fatto, al primo impasto. Ok, ne metto sempre un po' per volta, facciamo assorbire e poi mettiamo l'altro. Bene. Come vedete, c'è un grosso lavoro dietro un grande lievitato, specialmente al pandoro. Questo si spiega anche i prezzi dei grandi lievitati artigianali. Perché si usano anche ingredienti sani, tipo le uova freschissime. Certamente non sono paragonabili a quelli della grande industria. Adesso non vorrei che si arrabbiano, però se andiamo a prendere un panettone di 3 euro e un pandoro la stessa cosa, certamente non è paragonabile a questo artigianale. Detto questo, spero di non scatenare le ire delle grandi industrie, quindi quando andiamo a comprarli magari cerchiamo sempre di scegliere bene. Allora, l'impasto sta incordando, io misuro di nuovo la temperatura per evitare che si scaldi troppo, se succede fermiamoci e appoggiamo un attimo in frigo. Controllo il velo. Io direi che va bene, si sta lucidando troppo. Andiamo un attimo. Sì, io penso che mi fermo qua. Non insistete più di tanto, mi raccomando. Allora, adesso lo metto sul piano di lavoro. Lo faccio riposare 30 minuti scoperto. Anche qui alcune ricette variano un pochino, però insomma, presso a poco un po' di riposo ci vuole. Poi va pirlato, io faccio anche queste pieghe così, e lo pirlo con il tarocco. Va fatto riposare ancora 30 minuti. E poi ancora pirlato.
Io volevo fare anche un pirottino piccolo, ma non lo farò soltanto un pandoro da 1 chilo perché il peso sta appena, sfiora appena il chilo, anche un pochino sotto. Evidentemente ho perso qualcosa mentre lavoravo, quindi lo metto direttamente dentro il mio contenitore di alluminio, vedete, scuro. Non l'ho nemmeno imburrato perché questo stacca benissimo, scusate il disturbo, e quindi ne farò uno. La prossima volta voglio fare l'impasto doppio perché la mia impastatrice lo permette, quindi ne farò due. Allora, ho messo la cella di lievitazione a 26 gradi, 26, 25, 8 pressappoco, e questa volta ci è voluto meno tempo. All'incirca 7-8 ore, quindi la prima ce n'è voluto molto di più, ma la seconda meno. Appena arriva quasi al bordo, vedete, manca pochissimo, lo inforno. Vi scrivo poi in descrizione la cottura, i gradi, e comunque l'interno è cotto quando l'interno arriva a 94 gradi, è cotto. Attenzione a non farlo bruciare sopra, se succede mettiamo un foglio di alluminio. A me non è successo, vedete, è venuto bello scuretto perché ho messo a 165 gradi. E qui sto misurando la temperatura, come vedete è cotto, 55 minuti precisi a 165 gradi. Però certo dipende poi dai forni che avete, quindi perché ho visto in alcune ricette mettono un po' di più, tipo 150, 180, altri 150. Ok, io direi che è bello, è venuto bene, il profumo è profumatissimo. Ora lo faccio raffreddare, sotto ci metterò una gratella altrimenti si attacca, e lo zucchero anche va messo a freddo. Bene, eccolo qua da freddo, quindi ho messo parecchio zucchero a velo, è bellissimo, che ne dite? È venuto molto bene. E adesso per finire il video io devo aprirlo, quindi magari non subito stasera, ma domani mattina lo apro, così vediamo come si presenta la fetta. Se volete tenerlo imbustato potete farlo 15 anche 20 giorni, ma di più non ve lo consiglio. Ecco la fetta, guardate che bello. Certo, l'ho aperto troppo presto, perché almeno 2-3 giorni dovevo aspettare. Però per finire il video naturalmente dovevo tagliarlo, no? Ok, adesso lo assaggio anche. Così sentiamo anche il sapore, sicuramente sarà buonissimo. Morbido, vedete, morbidissimo, quindi la cottura è giusta. Non è nemmeno umido, quindi aspettando magari qualche altro giorno sarebbe stato ancora meglio. Beh, che dire, buono, molto buono, buonissimo, perfetto, direi che è una ricetta perfetta. Bene amici, buon lavoro, fatelo, provate a farlo e fatemi sapere. Vi invito come al solito a lasciare un like e a condividere il video. Ciao a tutti!